Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale, oggi un nuovo video e questo qua è il video sugli acquisti che ho fatto in Inghilterra. Ebbene sì, sono passati 10 giorni bellissimi, siamo tornati e sono tornata con un po' di cose che ho acquistato. Come sapete io ogni volta che vado in Inghilterra colgo l'occasione per acquistare soprattutto per Lorenzo dal Primark, perché ovviamente non essendo ancora arrivato a Napoli, insomma, è abbastanza difficile per me andare a Roma e quindi quando posso, oppure appena viene qualcuno dall'Inghilterra, insomma, cerco sempre di accaparrarmi qualcosina. Le uniche cose che mi sono limitata a comprare per appunto il bambino che nascerà sono questo set di body. Ne sono 7 all'interno e l'ho pagati 7 pound. La misura è questa qua, 0-3 mesi, perché più piccoli non c'erano e così magari quando si lavano comunque tendono un po' a stringersi e così posso tenerli, li posso usare un po' di più, ecco, non proprio una settimana e poi li devo mettere da parte, insomma. Vi dico che 7 pound, allora praticamente un pound equivale circa a 1,18 euro se non vado errato, ma non di più di 1,20 euro, insomma, e quindi veramente sono cose che costano veramente poco. Se avessi voluto comprarle in Italia mi sarebbero costati molto di più. E poi altre cose che ho voluto comprare per il nuovo arrivo sono questi qua. Sono i panni questi qua quadrati che io adoro, questi qua praticamente del Primark, perché sono morbidissimi. Io ne comprai alcuni, poi altri me ne portò mia suocera e da lì ogni volta che sono andata li ho acquistati, perché proprio hanno una morbidezza che qua non ho trovato, insomma, e quindi così. Li volevo prendere o gialli o verdi perché le mie nipoti ce l'avevano così, non sapendo appunto ancora il sesso, però non li ho trovati e li ho trovati solamente col grigio, però il grigio è uno dei miei colori preferiti e quindi va bene così. Uno è fatto in questo modo, ha le nuvole con le stelle, uno è tinta unita e uno è a righini bianchi e grigio. E poi questo qua, uno è sempre tinta unita col grigio, uno è fondo bianco con queste pecorelle e l'altro è con stelline, nuvolette eccetera. E questi qua li ho pagati 3 pound e 30. Io vi dico il prezzo in pound, poi ovviamente vi ho fatto brevemente anche un po' il calcolo del cambio, quindi potete capire direttamente voi il prezzo, ma comunque è molto poco. Per quanto riguarda me, in realtà volevo trovare qualche maglia un po' più larga, però non ho visto molto, non siamo stati tantissimo, in realtà ho fatto un breve giro per me e ho visto tantissimi pantaloncini, tantissime cose bellissime, ma se fossi stata non incinta. E quindi siccome qualche cosa di largo già ce l'ho e attualmente vesto sempre con leggings e maglie un po' più larghe, insomma, posso tranquillamente vedere un po' più avanti quando il pancione crescerà, posso appunto vedere un po' più avanti le cose che mi serviranno e quindi per il momento io arrangio. Le uniche cose che ho comprato per me sono queste qui, che sono questi slip che io qua pago 3-5 euro, 4-10 euro, non mi ricordo, e qua costavano solamente 3-2 pound. Ho preso questi qua un po' più alti in vita, così mi sostengono un po' di più il pancione, perché ricordo che a fine della gravidanza, proprio quasi alla fine, comprai quelle là bianche di cotone un po' più alte e mi ci sono trovata veramente benissimo, e quindi ne ho preso un tris nero e un tris bianco. E poi quello che mi serviva con abbastanza urgenza erano questi qua, che sono i reggiseni, questi qua per l'allattamento, quello che si sgancia praticamente e si allatta il bambino, perché praticamente qua quando ero incinta Lorenzo, vidi qualche video, forse di Alessia Pink Fashion 1985, e lei lo aveva acquistato, se non mi sbaglio, da H&M. Però io nei vari H&M che avevo girato non li avevo mai trovati.
I negozi autorizzati, ovvero farmacia, farmasanitaria, costano veramente tanto, anche 20 euro, e quindi non mi sembra proprio il caso. E quindi ho detto, una volta che vado in Inghilterra, insomma, vedo un po' se il Primark mi può accontentare. Avevamo visto anche altri siti di altri negozi che li vendevano e costavano 2 per 15 pound, e invece io li ho trovati, hanno questo motivo un po' ricamato qua sotto, uno nero e uno bianco, e li ho pagati 2,10 pound, quindi veramente pochissimo, cioè ne ho presi 2 neanche al prezzo di uno, veramente super vantaggioso. La mia taglia è una doppia D e la circonferenza è 38. Ho fatto un po' un casino perché ho preso una taglia più piccolina, poi sono andata a cambiarlo e mia cognata mi ha aiutata a capire, e 38 era la circonferenza più larga, solo che per quanto mi riguarda era sempre un po' stretto, e quindi ho preso questi qui, che sono questi ganci per allungare il reggiseno. Questi sono a 2, questo è a 3, ma non è un problema, anche perché quelli a 3 erano molto più larghi e quindi sarebbe stato un po' un macello, quindi questi qua vanno più che bene, li ho pagati 2 pound. Luca invece ha comprato soltanto due magliette a 2,50 pound, dei calzini di spugna per il lavoro e alcuni slip. Poi ho fatto alcuni pensierini, la figlia di mia cugina, le bambine di mio cognato, veramente abbiamo fatto spese pazze, insomma. Adesso vi mostro quello che ho preso per Lorenzo. Volevo prendere qualche pantalone di tuta un po' più leggero, ma purtroppo, siccome la fa freddo o fa caldo, ci sono o le cose pesanti di pile o direttamente mezza manica e pantaloncini, quindi una volta che non ho trovato proprio le cose per i tempi primaverili, proprio come dicevo io, manica lunga di cotone, pantalone di cotone un po' più leggero, mi sono direttamente buttata sulle cose estive, quindi maglia a mezza manica e pantaloncini. Ho trovato soltanto 2 cose a manica lunga, e la prima è questo maglioncino, questo qua blu, che ha questo motivo, diciamo, faccia spina di pesce si dica. Mi scuso, ma Lorenzo ha appena preso il pallone e sta giocando ovviamente qua dove ci sono io. E come dicevo, è blu, non è pesante all'interno, è un po' più leggero, diciamo, proprio di pile pesante. E ho comprato per la maggiore, anzi tutto ho comprato 3-4 anni, quindi 104 centimetri. E questo qua l'ho pagato 5 pound. La prossima maglia che vi faccio vedere a manica lunga è proprio una maglia in cotone ed è fatta così. È come se fosse 2 maglie in una, insomma, perché c'è questa parte qua che fuoriesce di nero ed è come se avesse una maglia semplice nero sotto e questa maglia verde militare con le scritte sopra. È così, è molto carina, dietro è liscia. E questa qua l'ho pagata 4,50 pound. Poi per 3,50 pound io ho preso questa maglia qui, che è fondo bianco con questo motivo qua molto bello, col verde acqua, col nero, tutti questi puntini, col grigio, molto molto bella. Appunto 3,50 pound, come vi dicevo. E sempre 3,50 pound, sempre con la stessa scritta, ho preso però questa qui, che è a 3 colori, quindi verde militare, bianco sotto e nero sopra, e poi la parte retrostante è nero. Ho preso qualcosa col nero perché veramente a volte mi trovo in difficoltà con le magliettine soprattutto, e quindi ho deciso di prendere qualcosa di nero, anche perché qualcosina dell'anno scorso gli potrebbe ancora andare, ma questo poi lo vedrò appena farò il cambio di stagione. Ecco. Poi c'erano una sfilza di maglie, veramente tantissime maglie a 1,30 pound, quindi circa 1,50 euro, e mi sono fiondata. Ho preso questa qui con la scritta New York, e poi non riesco bene a leggere perché ci sono le etichette, non ho proprio mosso nulla proprio per fare questo video. Poi, come vi dicevo, maglietta nera che c'ha questa scritta così. Poi ancora un'altra nera,
ed è questa, molto carina, con queste con queste scritte fluorescenti. Poi ne ho presa una grigio chiaro con Long Beach, California. E poi l'ultima è questa qui, grigia, con questo mostriciattolo che va sullo skateboard. Poi mi servivano i calzini perché erano proprio urgenti. Lorenzo cresce il piede veramente in una maniera impressionante, anche perché è abbastanza alto, e quindi mi servivano i calzini. E per £2,50 mi sono accaparrata questi calzini qui, che praticamente hanno colori diversi, come si può vedere, però tutti inerenti al gioco del calcio, a quanto pare. Hanno tutti dei palloni, forse il secondo e il quarto hanno delle strisce, insomma sono questi qua un po' più colorati, un po' più easy. E poi finalmente sono riuscita a trovare i calzini neri, perché non li trovo mai qua, ho sempre molta difficoltà, e con £2,30 mi sono accaparrata 7 paia di calzini. Non sono fantasmini, ma non sono nemmeno quelli là altissimi al ginocchio, almeno sembra. No, ma non sono quelli al ginocchio, si vede già. E quindi sono stata super super felice di questo. Come pantalone poi, perché alcuni sono sicura che gli vanno, perché Lorenzo è alto, non è grasso, quindi di circonferenza sicuramente qualcuno gli va, anche perché hanno sempre i bottoncini all'interno che posso tranquillamente, diciamo, allargare. E io ho preso per £3,50, io ho preso questo pantaloncino qua di jeans, molto semplice, con lavaggio scuro. Ne avevo visto anche uno con lavaggio chiaro strappato che mi piaceva tantissimo, e che però purtroppo la taglia era terminata, e quindi questo qui. E poi per £5 io ho preso anche questo qua grigio, sempre con i risvoltini, molto carino, questo lavaggio anche mi piace molto, e questo qui. E poi ho preso un pantaloncino blu, sempre per £3,50, un pantaloncino blu, questo qua fatto in questo modo, un po' più classico, diciamo. E invece poi c'era una coppia, quindi due per £6, di questi pantaloncini qua, tipo pantalaccio, ed era, sono uno in questo colore verde militare, molto molto bello, e l'altro io l'ho preso di questo beige. In realtà era la coppia, non potevo scegliere, però l'accoppiamento di questi due colori mi fa veramente impazzire, mi piace veramente tantissimo, e quindi io ho preso questo. E niente ragazze, nonostante sia stato molto veloce il video, è durato veramente tantissimo, fatemi sapere voi con un commento qua sotto che cosa ne pensate. Mi raccomando, spolliciate i miei video e iscrivetevi al mio canale, così da restare sempre aggiornate. Io vi mando un bacio grandissimo, ciao, al prossimo video.